Una storia d'amore antica, quella fra Napoli e Parigi, fatta di reciproca ammirazione e contaminazione, soprattutto durante quello che fu per entrambe il secolo d'oro. Nell'antesala dei baroni del Maschio Angioino, a conclusione del Maggio dei Monumenti, sono state presentate le iniziative artistiche e culturali ideate per onorare il confronto fra Napoli e Parigi e rievocare il legame stretto fra le due capitali del Settecento. Per ricordare che nel Settecento, nella metà del Settecento, tra Napoli e Parigi c'era un grande via vai e c'era anche una grande unità di intenti sull'arte. E noi dobbiamo a Parigi il lancio della scuola napoletana, che è diventata europea grazie a Jean-Jacques Rousseau, mentre i pittori francesi venivano a dipingere la bella Napoli. Quindi due grandi capitali unite per l'arte. Oltre alla mostra Disegnare il Settecento, inaugurata oggi, degno di nota è l'appuntamento di sabato 31 maggio, quando sarà eseguita un'edizione particolare della Serva Padrona di Pergolesi, il capolavoro che interpreta il suo tempo con un geniale ossimoro particolarmente adatto al secolo dei lumi. Napoli e Parigi che si mettono insieme per valorizzare la tradizione della musica napoletana, che dal punto di vista culturale ed artistico è un grande patrimonio dell'Europa e del mondo. E tra l'altro è bellissimo questo racconto in cui Rousseau indica nella musica napoletana in quel momento il vertice della innovazione culturale e musicale europea, e Luigi XIV che va ad ascoltare questi artisti napoletani che mettono in scena la Serva Padrona di Pergolesi. Poi naturalmente questa mostra di disegni bellissima, che dobbiamo, disegni, pitture, acquerelli, che dobbiamo a tutte le accademie italiane che sono qui attraverso i loro docenti, una mostra davvero di grandissimo gusto e finezza. E vorrei quindi ricordare che il 31 maggio al Teatro di Corte Pergolesi riandrà in scena e la Serva Padrona sarà rappresentata. Quindi un modo per concludere il Maggio dei Monumenti veramente al massimo livello.